to your mirror. There's something to do. Allora, è stato un sabato lunghissimo a Montalcino, il sabato della Sagra del Tordo, un clima veramente ottimale, tanta gente, una giornata che comunque è impegnativa per i quartieri, che però ora siamo arrivati al momento, a uno dei momenti più attesi, quindi la cena del sabato sera, e noi ritorniamo dopo lo stop per l'apertura delle cacce, ritorniamo col torneo del dardo. Che abbiamo una novità, cioè le freccette personalizzate, ecco, dei quartieri. Iniziamo dal Borghetto, abbiamo trovato due volontari che ringraziamo subito. Alla mia destra Filippo, alla mia sinistra Cecilia. Allora Filippo, sappiamo che te comunque tiri con l'arco, quindi insomma sei uno che centro lo fa. Speriamo, ora vediamo qui. Cecilia, con le freccette come va? Io mi butto sulla fortuna, perché non ho mira assolutamente, però ci provo. E noi comunque ti ringraziamo, perché senza la volontaria non è mai facile. Allora ragazzi, le regole sono sempre queste: bisogna centrare la sagomina del cinghiale, in bocca al lupo, inizia la gara. Vai Cecilia, si può cominciare. Il primo tiro a segno. Vai col secondo, anche il secondo è buono. E il terzo un pelino fuori forse. È il momento di Filippo. Vai Filippo. Il primo è buono. Il secondo pure. E il terzo pure, ottima performance. Ottimo risultato per Cecilia e Filippo, che mettono a segno 5 punti. Adesso si scende in direzione Travaglio. Beh Cecilia, dicevi la fortuna, ma insomma in realtà mi sembra che il braccio c'è. Ma sì, dai, ho riscoperto un talento nascosto. Filippo, bravissimo anche te. Grazie. Mi sembra una bella coppia. Sì, da busta. La busta. Grazie ragazzi. Allora proseguiamo il nostro tour itinerante per il Trofeo del Dardo. Dopo il Borghetto siamo nel Travaglio. Bella atmosfera anche qua, esattamente come nel Borghetto. Che c'è di nuovo quest'anno nel torneo del dardo? La freccetta, infatti, come vediamo, guardate, freccette personalizzate del Travaglio, ok. Siamo contenti di aver trovato due volontari. Alla mia destra Giovanni e alla mia sinistra Michela. Bene, Giovanni e Michela, in bocca al lupo, buona fortuna. Vai Michela, con la prima freccia, la prima va a segno, centralissima, anche la seconda buona, l'ultima buona anche quella. Tocca a Giovanni, vai con la prima è dentro, la seconda lo stesso, attenzione, potrebbe arrivare l'Amplen, che arriva. Child only for you. My heart like a children is made of you, true. Your mind for me is open, I understand you. Sarà dura eguagliare lo score di Michele e Giovanni. Riusciranno gli altri due quartieri a fare 6 su 6? Allora, a Travaglio abbiamo trovato due cecchini infallibili, perché hanno fatto Unplane. Quindi Giovanni, oh, ma te secondo me ci hai già rifatto. Stasera si è fatto un bel livello, si è tirato bene stasera noi. Davvero, brava anche Michela, devo dirlo. Michela, impeccabile. Quanto bene darti di voto? Un voto secco. Da quanto? Da 1 a 10. 7, va? 7, oh. 8?
Dai, 7, porta fortuna il 7. Ma per 10 che bisogna fare? Oh, per darti 10 dovevi... La perfezione non esiste, dai. E comunque, probabilmente ci rivedremo, perché o sarà per la consegna del cinghialino, che è il premio che diamo al vincitore, oppure per lo spareggio, chi lo sa. Grazie intanto. Allora, terza tappa del nostro tour itinerante per il torneo del dardo. Adesso siamo nella ruga, anche qui una bella serata. Serata anche speciale perché c'è stato il saluto del presidente Terangioli. Però ecco, insomma, alla fine ora siamo qua e pensiamo al torneo del dardo. Abbiamo trovato due volontari che ringraziamo come tutti gli altri. Alla mia sinistra Giovanni. E alla mia destra Gemma. Allora, Giovanni e Gemma, a voi toccherà l'onore di rappresentare la ruga in questa gara. Bocca al lupo. Vai Gemma, con la prima freccia della ruga con Gemma è buona, la seconda, anche la seconda è ottima, e la terza un po' fuori in alto a sinistra. Tocca a Giovanni con il primo che è da vedere, ci vuole il VAR, il secondo è buono e il terzo pure, applauso per la ruga. Things will be right. Things will be right. I don't live the moment that I'm without you. I can't find the reason to stop to love you. My mom is just all. Gemma e Giovanni si fermano a 4 punti, piazzandosi momentaneamente al terzo posto. Resta adesso soltanto un quartiere, il Pianello. Allora, concludiamo il nostro tour del torneo del dardo nel... come la tradizione nel quartiere Pianello, siamo sotto tra l'altro questi uliveti famosi del Pianello, dove tra l'altro ci produce anche l'olio. Molte olive quest'anno, poche. E abbiamo trovato due volontari che ringraziamo subito, perché sono stati gentili, non è mai facile. E allora, alla mia sinistra uno che di frecce se ne intende, Lorenzo. Tutto a posto. Alla mia destra abbiamo Alice, che non se ne intende per niente di frecce, ma va bene. Quindi mi sembra... Però a culo, cioè una ragazza fortunata. Quindi mi sembra un giusto mix. Quindi, ragazzi, in bocca al lupo, buona gara. Vai Alice, quando vuoi. La prima freccia sarebbe buona, però vai con la seconda, ok. E anche la terza, ottimo, ottimo punteggio. Vai Lorenzo, tre frecce pesantissime e una che ha spaccato tutto, la seconda da verificare, la terza non è buona. I don't live the moment that I'm without you. I can't find the reason to stop to love you. My mom is just of you. One day my eye will be closed, and you'll be there when my soul will be moon, because you are. Niente da fare per Alice e Lorenzo, che mettono a segno tre frecce. A questo punto è già chiaro chi è il vincitore. Dovevamo tornare nel travaglio, o era per lo spareggio o era per assegnargli la vittoria. La scelta è stata la seconda, il travaglio ha vinto, l'unplane si è risultato decisivo. Complimenti a Giovanni e Michela, bravissimi, bravissimi. Giovanni, complimenti. Ci siamo preparati a lungo per questa gara, sono sincero, quindi è andata bene. Grande anche Michi, è stata forte. Complimenti Michela. Grazie. Lo diamo a lei il premio? Sì.